comunque si tende a pulire e avere sempre più lavoro per tutti. Direi che sostanzialmente non c'è un problema di crisi nell'economia. Come dicevo prima, gli articoli più letti per Matteo Cascinari, perché andare nel settore di e-commerce, quali sono invece le aree, le merci che si vendono di più in assoluto? E a quali negozianti consiglieresti di buttarli sull'e-commerce? Oggi come oggi il mercato il 50% del mercato è fatto dal settore turismo, per dove turismo intendiamo dall'acquisto del pacchetto viaggio all'acquisto del biglietto del treno piuttosto che il biglietto aereo. Questo è un mercato molto competitivo, come tutti i mercati competitivi vince il prezzo. Quindi io su questo, a meno che non fossi un operatore specializzato, non entrerei. Così come non entrerei nel mercato della tecnologia, che rappresenta il 13%, ma un mercato aggressivo dove i margini di lavoro sono pressoché ridotti a zero, ma stranamente su questo si notano in questo mercato un mare di nuovi ingressi ogni giorno, che corrisponderanno molto probabilmente a un sacco di uscite in brevissimo tempo, perché il mercato è maturo, margini non ci sono, siamo aziende online, è vero che costa poco, ma per esserci bisogna investire, se non c'è guadagno non si rimane nel mercato. Oggi conviene molto investire nella gioielleria, nell'abbigliamento. L'abbigliamento italiano è un settore in fortissima crescita online. Armani, per esempio, ha deciso finalmente di entrare nel mercato online perché ha capito che c'è questa possibilità. Quindi quando entrano questi grandi marchi vuol dire che c'è uno studio, vuol dire che sta funzionando questo mercato. Quindi sicuramente investire nell'abbigliamento. Il grocery invece sta avendo una contrazione notevole, per grocery intendiamo la vendita degli alimentari. Ci sono stati casi eclatanti di uscite dal mercato di nomi importanti, come Io Vorrei, che era per esempio costituita da Auchan e da altre due compagnie di primaria importanza. Il grocery ancora fa fatica a funzionare perché c'è un problema proprio di bene, di prodotto. Però diciamo che io consiglierei di investire in quello che non c'è, ovvero non buttarsi dove si crede che ci sia un mercato, perché ce ne sono tanti, ce ne sono già troppi. Esistono invece un sacco di settori che sono ancora da scoprire e ancora da poter con buoni margini profitto. Sono ancora da scoprire, vediamo come. Allora, un'ultima suggestione: internet, lo sviluppo dei vostri settori e il social networking. In che modo andrà a impattare lo sviluppo multimediale online del Sole 24 Ore, Matteo? Social networking, in generale il concetto di partecipazione, torniamo un po' a quello che dicevamo prima, cioè sicuramente, dico una banalità anche qui giusto per capire che noi alla fine di ogni articolo abbiamo, tutti gli articoli abbiamo delle iconcine che permettono a chi ci legge di pubblicare sul loro sistema di social network il nostro articolo. Facebook, per esempio, che è il più diffuso, più famoso al mondo, ha 132 milioni di iscritti. Iscritto a Facebook, se leggo un articolo e voglio che tutti quelli che fanno parte del mio giro leggano quell'articolo, lo posso pubblicare. Quindi anche in questo caso rappresenta sicuramente un'opportunità e per certi, di grande visibilità, un'occasione di visibilità e per certi versi anche, tra virgolette, molto tra virgolette, un competitor, nel senso che è un fornitore di informazione e a sua volta a volte si trovano delle informazioni proprio, si ricavano delle informazioni proprio dai social network. Andrea, invece social network, il blog, Facebook, YouTube, in che modo impatteranno o hanno già impattato il settore dell'e-commerce? Hanno già impattato in maniera massiccia, proprio perché c'è questa forma di comunicazione, quindi è cambiata la comunicazione, non è più l'azienda che si racconta, ma sono i consumatori che si raccontano tra di loro. Ci sono casi di successo di e-commerce nati esclusivamente perché utenti nella rete si sono scambiati informazioni, quindi hanno parlato bene di quel prodotto, hanno scambiato informazioni su quell'azienda, quindi sicuramente essere online oggi significa comunque avviare delle attività di social networking. E attenzione, c'è anche da dire che ci sono delle grandi aziende che fanno delle operazioni di marketing molto mirate su questi settori, quindi è sicuramente un canale che chi vuole entrare online, chi vuole vendere online, non può assolutamente trascurare. Deve esserci anche nel social networking. Grazie mille, noi siamo in chiusura, abbiamo giusto una manciata di secondi. Ringrazio tantissimo gli ospiti che sono stati con noi oggi. Andrea Solari, presidente di AICE, l'Associazione Italiana Commercio Elettronico. Grazie a voi. E il dottor Matteo Cascinari, direttore dell'area multimediale.
mondiale del Sole 24 Ore. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi, ci rivediamo domani per un'altra ora con codice internet. Buona giornata.